in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi più ritorni in piedi, tu che alla fine ancora un po' ci credi. Ci credi a una vita così, che anche quando ti spettina è splendida, sì. Sembra quasi una corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale anche quando il traguardo scompare. Splendida, sì, splendida. Splendida malinconia, splendida quella bugia che ti tiene prigioniera da 20 anni. Aggrappata a una fotografia, splendida anche questa luna che non hai certo fabbricato tu. Splendida la paura di dire a tutti che ora vuoi di più, di più. Da una vita così, che anche quando ti spettina è splendida, sì. È una specie di corsa ad ostacoli e tu vuoi battere il record mondiale anche quando va tutto a puttane, anche se a volte vorresti morire. Com'è facile dirsi bugie quando piove tu ti senti sola. Ma la vita così, io la voglio lo stesso, una vita così. A pensarci mi vengono i brividi, compare. La 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 la, la vita splendida. Un saluto a tutti gli splendidi che stanno ascoltando. Quindi tutti splendiamo. Già il fatto che ascoltiate Radio DJ vi dà, vi rende splendidi. Ma sì, guarda per esempio Alessandro, un ascoltatore che ha appena inviato un messaggio. Buongiorno a voi, dopo un bel viaggio sono finalmente a Tokyo. Prima cosa apro l'app e ascolto Radio DJ. Beh, bravo. Anche se voi siete a Gorgonzola in questo momento. Che è altrettanto esotico. Che è altrettanto esotico. Peraltro per i giapponesi vanno matti. Per il gorgonzola. D'altronde si chiama così per quello. Che poi il gorgonzola prevalentemente, adesso dico una stupidaggine, è di Novara. Ma io a Novara non ho mai sentito odore di gorgonzola. Mentre mi ricordo tanti anni fa, quando avevo la casa in mezza montagna, diciamo, chiamiamola mezza collina, passavo per un paese che si chiama, se non sbaglio, Cademartori. Sì, e si sentiva odore di taleggio. E lì c'è il Taleggio. E perché lì è la valle. Val Taleggio. Quella è la Val Taleggio. La mamma di Facchinetti. Non so perché, ma ho un neurone occupato. Vabbè, anche se abitate in Val Taleggio, siete splendidi. Grazie di essere qui con noi. Pronti a cominciare? Sigla! DJ, DJ, chiama Italia. Anche l'Italia all'estero. Ovunque sei, DJ.
raggiungerà. Anche dopo, come le votazioni. Grazie alla radiofrequenza. Prego. Quei belli imbusti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina ad Amalfi. Ciao Amalfi. E non ti passa la voglia, vai, di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione. La trasmissione. DJ, DJ Chiama Italia. Buongiorno DJ, no, no. Chiama Italia. Un giorno mi metto lì, un giorno e faccio il conto di quante puntate abbiamo fatto di DJ Chiama Italia fino ad oggi. Perché tu quando guardi le cose un po' storiche, non so, un almanacco, qualcosa, c'è scritto la domenica sportiva, cinquemillesima, tutte queste cose qua. Io l'avevo fatto. Semplifica. In un anno quante puntate facciamo? 200. Io penso che noi ne facciamo 200. 200. Allora, diciamo sommariamente 200. 22 al mese per 10 mesi sono già 220. Però togligli poi delle... c'è qualcuno che fa i weekend romantici, qualcuno che va alla maratona di New Quindi York. Tu 200, io 250. No, sì. Vabbè. Siccome sei debole in matematica, 200. In aritmetica 200, facciamo 200. 200. Siamo qui da 25 anni. 25 anni, 5.000. 5.000. L'avevo già fatto questo conto qua. Minchia, 5.000 mattine 5.000 che sono qua di fianco a te. Benvenuti alla 5.000esima puntata di DJ Chiama Italia, quella di oggi, mercoledì 19 di ottobre. E anche qui ogni numero ricorda qualcosa. Per me il 19 è rimasto un numero da centravanti, adesso non mi ricordo chi, ma potrebbe essere sulla maglia di qualche giocatore, però siccome non mi ricordo neanche quale, non deve essere stato... Milan Teo Hernandez. Vabbè, ti regalo Zamorano 18, 1 più 8. 1 più 8, mi ricordo brutto. C'era, credo, Ronaldo, il fenomeno, non poteva... No, il 19 era il mio numero del registro di classe. Ah, vedi. Come mai? Sì, delle medie. So che stavi eccependo. Ma perché 19? Stai eccependo. Certo che eccepisco. Di o lo scuro legge al contrario. No, perché io mi ricordo bene quel numero delle scuole medie, perché è rimasto costante, credo, per tutti e tre gli anni. Perché c'erano prima le femmine e poi i maschi. Quindi c'erano 15 ragazze e poi maschi. Siccome le ragazze sono sempre state in esubero, tranne che nelle discoteche. Esatto. Allora prima si mettevano 15 ragazze per classe e poi appunto i maschi. Noi maschi eravamo una decina scarsa, insomma. Ma veramente si faceva così? Era un editto reggio. No, voglio dire, sto un po' ricavando. Accanto, insomma, a casa mia c'è ancora scritto scuola femminile, scuola maschile. Sì, sì. Ok, quello cioè. Sì. E quelle... No, comunque nel registro non eravamo misti. C'erano prima le femmine e poi i maschi. Quindi 15 ragazze e io con la lettera D ero il quarto. Quarto, perfetto. Invece poi alle superiori ho sempre galleggiato fra l'8 e il 9, grosso modo. Sì, dipendeva da quanti ne venivano bocciati. Certo. Magari tu eri tra quelli. Io alla fine. Guarda, io ero il 18. 18 con la 18, S, sì, 18. Se, quasi tu, sempre Alex, 18. 7-8. 7-8 F. Sì. Beh, avevi pochi davanti, sì, perché tu comunque avresti 6 lettere prima della F. Sì, però 7-8. 7-8. Me lo dico. Qualche Alessi, Bonetti. Sì. Castellani, Birindelli, giusto? Tutti i giocatori della Juve. Sì, ma non lo so. Tu, Curti, 3. Curti, sono 4. Stato a lungo il 7 e poi Caspita. Dopo un po' sono diventato il 5. A 7 tantissimi. Sì. Tutti a... Allegrini. Vabbè, di lettere B ce ne sono tante. Se tu guardi anche la rubrica del tuo telefono, ci sono delle lettere con tanti nomi e delle lettere con pochi. No? Quando ti metti lì in aeroporto, c'è un aereo che fa ritardo, che cazzo faccio adesso? Faccio pulizia nel telefono. Giusto, una cosa che si fa nei viaggi in treno, sì. Le lettere più affollate sono sempre quelle. Io qua avrò 30 marchi. Marco, un tedesco. Sì, vero. Marco fosse un tedesco del 2001. I 30 marchi vanno cambiati con gli euro. Sì, sì, vabbè. Sì. Abbreviativo, diminutivo. Beh, e Curti niente. Curti è già corto. Neanche Q. No, Q. Corti. Perché proprio Curti vuol dire corti. Però. Cioè sì, poi tra l'altro sì, io ero Dimo. Quando Dimo, sono venuto a Milano Teo, però nei tempi della scuola Teo diventato grande Teo, però poi è diventato Teo la qualunque. Teodoro. Io Savi, tu Savi e te Faro. Io elementari Fafo. Fafo bello. Alle medie liceo Faro. Come si chiama chiamare Fafo? Fafo. Ma i tuoi figli sono anche Fafo. Faro.
Fofi, perché una ragazza e sei apposta, una ragazza su Instagram lo chiamò a lungo Fofi. Fofi. Ma mio papà mi diceva: ma come Fafo? Faro, che Fafo? Fai invece che i compagni elementari Fafo. Va bene, tutto questo perché stamattina ho sentito questa canzone di Cat Stevens, che ricordiamo, io e Cat Stevens. Ma cos'è? Io rock and roll robot, cos'è? Sì, si somiglia abbastanza. Però si intitola Remember the Day of the Old School Yard. Come no? Proprio scolastica. Remember the days of the old school yard. We used to laugh a lot. Oh, don't you remember the days of the old school yard? When we had imaginings and we had all kinds of things and we laughed and needed love. Yes, I do. And we had warm toast for tea, and we laughed and needed love. Yes, I do. The days of the old school yard, cioè ti ricordi i tempi del cortile della scuola? Nella prima strofa dice ridevamo tantissimo, nella seconda strofa dice piangevamo anche tantissimo. Dipende da come è andato. Ed è una canzone molto alla Cat Stevens, anche se non ve la ricordavate, spero che non vi abbia, diciamo così, infastidito. So che preferivate ascoltare la Dark Polo Gang. No, preferivamo ascoltare Rock and Roll Robot, che la ricorda moltissimo. In l'inizio. Effetti c'è una somiglianza imbarazzante. Da cosa ripartiamo? Da Cat Stevens? Sì. Ok. Parte così. Ok. Ok. Rock and Roll Robot invece parte così. E dai. E dai. Ma no, erano i suoni uguali. Suoni. Era uscita stata a sera. Era quello. Sì. Va bene, dopo questa piccola escursione musicale arrivano ovviamente tanti messaggi che hanno a che fare con il numero del registro, quindi Curti era CM7 a scuola. Beh, sì, cioè un campione, capito? CM7, bravo. Valerio da Mortara. Beh, bravo, un omaggio alla tua passione per il calcio. La mia passione che già all'epoca era molto viva. Viva. Il numero 19 lo aveva sulla schiena Totò Schillaci a Italia 90. Messi iniziò con il numero 19. Se non sbaglio anche Se vai Piontek a cercare c'è sempre qualcosa. Al 19 sulla Chi? Schiena Piontek. Anche Piontek, giusto, della Salernitana. Ma lo sa, ma sono cose che sa. Come aspetta, a conferma. Come esulta Piontek quando... con la pistola? Ah, beh. Allora, voi se uno vuole, mimare Piontek, cosa fa? Deve fare la pistola. Allora, voi dite delle cose e io me le ricordo, mio malgrado, però me le ricordo. Dobbiamo dire 100 volte prima che ti rimangano, però. Hai qualche messaggio per caso? Poi il mio cognome inizia con la B, Bonfanti, e sono sempre stata la settima in ordine alfabetico. Ciao.
Perentoria. Allegria però. Come siete nordici, da noi era una sfilz di abate, abatanduona, abate con due B, abbaticchio, acerra. Bello. E vabbè, bello. Zona che vai, evidentemente cognomi che trovi, anche se poi molti di quelli lì evidentemente si possono essere spostati anche altrove, no? Io, cioè, non è che abbia un cognome, non è che mi chiamo con la D come Domodossola, solo come Domodossola, ma è di Molfetta. Prego. Ciao, sono Diego Battantuone, fa piacere parlare di me, anche perché insomma anch'io mi sono spostato al nord. E tu con la A e con la B subito dopo, il primo. A Battantuone è sempre stato il primo, gli ultimi saranno i primimi rimangono i primi. Dite qualcosa che fa un caldo della Madonna, non ce la faccio ma più. Ma sì, è il 200 di agosto. Ma certo, ma hai visto, basta. Diego, che il nostro sindaco Sala ha posticipato l'accensione dei riscaldamenti, che era prevista in origine, io, come tutti gli anni, il 15, cioè sabato scorso. Allora. Poi era diventata il 22, cioè sabato prossimo. Adesso è diventata il 29 e si sono riservati anche la possibilità di spostarla ulteriormente diminuire anche il numero di ore di accensione. Io fosse per me l'accenderei a gennaio, forse. Sì, perché tu sei uno che ha caldo. Io sempre un caldo della Madonna. Caldo della C'è ancora il ventilatore, quello sempre piccolo. Ventilatore, ne ho due adesso anche sotto la maglietta. Però cazzo, chiamami qualche volta, non mi chiami mai. Ma io non chiamo mai nessuno, sai che sono abbastanza... Perché? No, scusa, ogni tanto mi partono a casa. È un intercalare. Senti, non so come chiuderla. Chiudila tu, perché. Ma sei contento per l'Ambrogino d'Oro? Cioè, che no, sei stato candidato. Sarò contento innanzitutto quando me lo daranno. Adesso. No, perché Diego, scusa, volevo dirti che cioè io l'ho avuto già 6 o 7 anni fa e tu, che sei anche più vecchio di me, ancora niente. Ma vaffanculo, scusa. Questa è la chiusura. Chiusa col vaffanculo, bravo. È l'ABC, pagina 1 del comico. Bravo Lino, ti aspetto al derby, Vabbè. Sono lì a guardaroba. Al derby il locale, ma certo. Non c'è più il derby. Ah, non c'è più. È da parecchio anche. Senti, volevo dirti, una delle tue battute più felici di questi ultimi anni è tipo che oggi è il 19 appunto di ottobre, tu potresti dire che è il 100, di agosto. Il 100 di agosto. Abatantuono dice è il 100 di agosto. Ecco, sei tornato in te adesso. Sono tornato in me, sì. Non c'è molta differenza. È come al bagaglino, devo dire ciao, sono Diego Abatantuono. È come una pubblicità che passa sulle radio, sì, un po' da non la nostra, sì. Forse anche la nostra. No, non la nostra, fai il bravo. Che dice? Nella quale ci sono tante persone che parlano in dialetto, sì. Ma dicono sono toscano! No, sono Nicola di Firenze! Maremma! Sono Matteo di Genova e poi Belin. Son de Roma! Perché e dai! Perché se non lo dicevano, se non si non capisce. Si sì. Vabbè, stavamo a dicembre. Il mio professore diceva: stavamo a dicembre. Non lo so. No, che è previsto che arrivi Scipione l'Africano. Adesso. Scipione l'Africano, cioè una botta di caldo ulteriore. E io sono 2 settimane che sono a metà strada con il cambio degli armadi. Non cambio niente. Ma no, ma adesso devi continuare ad utilizzare queste cose da mezza stagione. È la mezza stagione. E poi dopo, quando arriverà il freddo, prenderai i cappotti. Sì. Ma hai ancora 10 giorni. Che poi storicamente lo chiedo al fashion victim, la mezza stagione è quella che ti frega dal punto di vista dell'abbigliamento, no? Perché a volte compri dei capi che magari ti piacciono molto e poi finisci per metterli una volta, 3 giorni, sì. Perché prima fa troppo caldo vera, e poi fa troppo freddo. Adesso è la rivincita della di quei mezza capi stagione, sì, vero, del trench. Puoi mettere il rennino, perché l'ho messo ieri. Non piove, quindi va benissimo. Sì. E no, perché se piove non si mette, no, che si macchia. Si rovina stare, che non sia mai. Invece il vero fashion victim cade in un altro tranello, al primo freschino, sì, che c'è stato, non so se vi ricordate, al nord, sì, 3 settimane fa. No, assolutamente. Tre settimane fa faceva freddo, in casa mia si gelava. Infatti dei giorni. Ecco, io 3 settimane fa, fashion victim, faccio mea culpa, ho comprato un piumino. Torna utile. Un piumino. Eh sì, però è lì ancora con la sua bella etichetta. Capito? Vabbè, ma quello lo usi. Cioè. Sì, spero. Però. Ha un piumino da indossare? Piumino o da indossare, piumino quello che ha compiuto 75 anni lì, cos'è che è? Quella cosa lì. Quello di Montichiari. E intanto c'ho quello lì un E intanto c'ho lì un capitale investito. Potevo cacciarli dopo i soldi. Ma l'hai pagato a prezzo pieno? L'ho pagato a prezzo pienissimo. Ma tu sei impazzito! Guarda le mie guance. Ma quanto sei diventato benestante? Non lo so. Ma è pazzesco. Ma guarda. Ma eri lì per comprare qualcosa anche per lei o? Ero lì per comprare per lei. Quindi 2 Montichiari? No, nessun Montichiari per lei. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, fanta, fanta.
If I tell you, say I love you, no day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me, no, 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 no. Oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 lo. Che la sento, capisco il titolo e il significato di questa canzone che si intitola Calm Down, cioè calmatevi, serve per fare, per tranquillare, come diceva mio figlio da piccolo, quando sei molto agitato, capito? Ci sono quei momenti di grande stress, certo. Allora arriva la mamma, arriva persona, qualche persona che ti vuole bene, che ha la capacità di farti rilassare, solo che a volte da rilassarsi a entrare tra virgolette in depressione, c'è gente può che emozionarsi, può emozionarsi e piangere, è veramente un istante. Senti questa ragazza. Se avevate intenzione di farmi piangere, ci siete riusciti. Addirittura. Buon compleanno a me e buona giornata a voi. Tanti auguri. Ma tanti auguri, ma fino a quel punto un po' troppo. Non sarà un po' troppo. È un po' troppo, mannaggia ragazzi. No, posso... lei si è emozionata perché ha saputo che Berlusconi ha fatto pace con Putin ed è una bellissima notizia. Ha saputo delle 20 della lettera dolcissima. La battuta che gira da ieri ovviamente è se le scolate tutte subito. Perché a giudicare da quello che ha detto poi successivamente. No, ma io voglio sapere chi ha diffuso le registrazioni, perché questa, questa è la cosa che nessuno ha detto. Sì, perché non è un discorso pubblico, ma è un discorso che è stato fatto nel tra gruppo. Tra i senatori di Forza Italia. Evidentemente qualcuno ha diffuso e qualcuno ha registrato e poi ha diffuso. Sì. E perché ha diffuso? Che c'è, ma guarda che è una roba, è un giallo. Ma cosa vuoi mandare a dire? No, parlo di questo qua che manda in giro il messaggio. Che forse Berlusconi non è più tanto in sé, ma come ti viene in mente? Oppure vuoi minare il governo che sta per nascere? Comunque Berlusconi ha detto di essere nella classifica degli amici di Putin al primo posto. Tra i cinque. Però secondo me è al primo posto. Ha detto nei primi cinque. Quindi vuol dire che Putin è come Linus, fa la classifica dei migliori amici. Allora sentiamo gli aggiornamenti. Vediamo gli aggiornamenti della classifica. Tu devi stare attento, Matteo. Perché io a un certo punto è come se ti avessi adottato. E quindi tu eri proprio, diciamo. Lei nel cerchio magico. Nel cerchio magico. Ma guarda che c'è un piede fuori dal cerchio.
cerchio magico ultimamente, perché due o tre cose che hai detto, che hai fatto, cioè sai che... Ma povero Matteo. No, Matteo è quello che suggerisce sempre le stronzate. Eh beh, giusto. Allora adesso facciamo tutta una trasmissione compita senza bravo stronzate. Vediamo chi se la sente, vediamo chi se la sente, ecco. Tutti dei signori che stanno lì a braccia allora concerte. Ti faccio una domanda, ti faccio una domanda. Cosa faccio con questa barba, la taglio o no? No, secondo me la puoi tenere. Perché? No, perché così cosa, ma che cazzo domanda è? No, perché sono arrivati un po' di messaggi che dicono: questa versione di Linus con la barba è molto interessante. Lo vedi, Cinzia, Simona dell'Oltrepò Pavese. Linus, come sei affascinante con la barba. Quando è ordinata va bene, poi quando diventa la barba. Linus, sogno di avere il collo tutto rosso. E che uno mi dice: ma perché hai il collo rosso? Vedi come sono gentile che ti porgo l'occasione per fare niente, non è niente, ho una piccola irritazione. Invece io e te sappiamo la verità, che ti sei strusciato sul mio corpo. Però volevo sapere, sempre da Matteo, che è uno studioso del genere. Mi fa impressione, è la prima volta che dico una cosa e mi impressiono di me stesso. Come mai? Linus, hai mai baciato sulla bocca un uomo sopra i 70 anni? Un bacio morbido. Ancora no, ma prima o poi accadrà. Linus, fidati, non so di vecchia. Però un po' si sente il no, trucco. No, perché comunque io so che tu usi un profumo che io abbini uso anche a un liquore. Il profumo che abbino all'aperitivo, amore. C'è stata l'inaugurazione ieri e c'è un drink adatto per ogni situazione, amore. Posso fare una domanda al dottor Curti? Linus, prego. È casa tua, puoi fare quello che vuoi, anche scienziato... schiamacciarmi sotto i piedi. No, ti ho chiesto della barba, perché sì, voglio sapere se esiste una correlazione fra l'allungarsi della barba e l'accorciarsi, o diradarsi dei capelli. In particolare c'è una zona d'Italia di cui non so se posso fare il nome. Non parlate male di Napoli, eh. Ma è quella proprio. Ah, rasato barba. Incredibile, cioè rasato sopra barba. I 30 anni i ragazzi campani sono certo tutti con la barba rasato e senza capelli. Beh, ma è... allora il fatto devo fare di... così? No, secondo no me no, devi approfittare del fatto che i capelli ci siano ancora. Il fatto che i capelli cadano e la barba no permette a chi deve comunque organizzarsi di avere una macchia nera. È vero, eh? Il problema è ma mia è bianca. No, il problema è il colpo d'occhio, cioè tu normalmente si ha lo scuro sopra, okay, e niente sotto. Cioè bilancia? Non avendo niente sopra, comunque un po' di scuro, okay, lo devi vedere e metti la barba. In questo modo gli uomini però tendenzialmente con la barba sono quelli che hanno la barba è perché non hanno la barba in testa. Certo, perché... E perché tu non lo fai quindi, Matteo? Non lo faccio perché mi irrita molto la barba. Pelle. No, la barba. Perché ci rimane male Cristiano quando si strofinano. In effetti sì, anche dopo... con Deodoro. Poi anche con Deodoro, madonna, Teodoro. Andiamo tra poco, eh. DJ, chiama Italia. Insieme solo dentro casa, che senso ha? Di me non parli con nessuno e non me lo... Mettiamo un po' di musica da ginnastica, è tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell'Adidas e poi volevo dirti che non ci dormo più. Madonna, se mi manchi, sì, chiamatemi un medico.
aranciata, amare come quando penso a te. Che me ne faccio di una passeggiata, così quasi vado a correre. Tutti corrono per strada, e dove vado io senza di te, senza di te. Parlano per strada, ma cosa dico io senza di te, senza di te. Quanta confusione sulla litoranea, giuro che ora scendo che mi manca l'aria. E arrivo al mare a piedi, lo so che non mi credi. Ti telefonerò, o forse no. E sento un ritmo che sale, perché non sale anche tu. È solo un gioco mentale, come i colori della TV. Quanta confusione questa settimana, e hai detto che fortuna che ora sei così lontana, perché ti amo di più. La spiaggia mia, la spiaggia tua, sono la stessa cosa, questione di chilometri. La faccia tua, sono la stessa cosa, questione di millimetri. Ma quanta confusione sulla litoranea, sembra un film di cui so già la trama. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino, sorrido se penso al nome che tu mi darai domani. Per insegnarti ancora il segno della croce, così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi, ci sono dei ricordi che mi tevi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Stupirà ma no, non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché seguivo la topografia dell'io da solo, l'astronomia del noi due me l'hai insegnata tu. Che ora ti mangi da dentro, piccolo pianeta spento, una briciola al vento, un buco nero e un occhio blu. E sono poco più di un ciame vu tra tutte queste persone, nella mia testa io c'ho qua tabù, perdo se dico il tuo nome. Sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo ieri. Sei nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E potevamo anche la morte volando leggeri, ma hai detto dimmi cosa temi, in che cosa credi. La mia risposta sei tu.
sbadiglio e prendo la boccetta di Aducanumab e penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima, eppure se lo sai che sono non lasciarla mai. Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi, sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi, ti guardo mentre dormi, ma solo io. Cosa temi, che cosa credi? La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. La mia risposta sei tu. Beh, hanno avuto un periodo di grandissimo successo i Pinguini, quest'estate, col caldo che ha fatto, dico. Beh, certo, sì, alludi ai condizionatori. Poi però sono arrivate le bollette. Canzone bellissima questa, che si intitola Ricordi, che parla purtroppo di quel momento della vita che capita ad alcune persone in cui la memoria purtroppo se ne va. E c'è un'immagine iconica di questo disco che ritrae una coppia di sposi proprio nel giorno del matrimonio, in cui uno dei due, non dico quale, c'ha la testa di un elefante, esatto, a indicare appunto la memoria dell'elefante, e l'altro invece c'ha una boccia con dentro un pesce rosso per indicare la famosa memoria del pesce rosso, che è quella brevissima, insomma. Messaggi che arrivano. Non c'ero arrivato questa roba qua. Io non c'ero arrivato al fatto della memoria. Cacchio, adesso sì, sì. È vero, è vero. Quella è la, totalmente la totalmente. Finezza di quell'immagine. 3-4-2-5-2-2-10-12. Forza, scrivici! Saluto gli amici di Trani che dicono in maniera molto precisa anche qui a Trani è il 79 di agosto. Sì, perché se sommi i giorni di agosto, esatto, con quelli di settembre, sempre agostato, un settembre agostato, esattamente, più quelli di ottobre diventa 79 di agosto. Esatto. Questa, diciamo, è l'evoluzione della battuta. Sì, di giusto, giusto. Più corretto. Prima si parlava di cognomi che venivano modificati, no? Abbreviati. Sì, la confidenza scolastica che a volte poi ti rimane anche un pochino attaccata. Giuseppe fa una considerazione interessante sull'evoluzione della lingua italiana. Di cognome mi chiamo Coniglio, che già è un cognome che fa ridere. Sì. Un pochino. Meritevole di una lettera al Presidente della Repubblica per farselo cambiare. Scusi, posso cambiarlo? Posso fare l'anagramma? No! Coglioni. Ci poi, sta, tra l'altro, sì. Alle elementari mi chiamavano semplicemente Coniglio perché faceva comunque ridere. Alle medie ero sempre Coniglio. All'università e alle superiori ero ancora Coniglio. All'università sono diventato Bunny. Bunny, ah, bello Bunny, Bunny. Però Bunny, perché bello. Il mondo è cambiato, sì, giusto, dire, internazionalizzato. Io che senti questo messaggio. Io che adoro le gonne in questo periodo soffro, mattina congelata, perché poi di giorno fa caldo, certo, ma la mattina quando esco di casa dice fa molto freddo, non me la sento ancora di mettere le calze. Che dite, ragazzi? No, tieni duro. Tieni duro, tieni soffri duro. Proprio giusto quel momento. Lì, poi guarda, le gambe si scaldano. Io da corridore, insomma, da appassionato di corsa, ho sempre corso fino all'ultimo giorno con i pantaloni corti. I pantaloni lunghi, i leggings, chiamateli come volete, quelli tecnici, i fuso. stavo per dirlo, ci sono fermato fuso, un istante prima. Gli anni 90 c'erano i fuso. Era quelli con la ghetta, il fuso, con quel sotto. Ma secondo me sono la stessa cosa dei leggings, ma si chiamavano in fuso, un altro modo. Si chiamavano fuso. Sì, beh, insomma, sì, io sì, quelli li ho sempre messi quando ero veramente costretto. Che sì, gennaio, freddo, dai, perché sotto, le gambe si scaldano. Sotto i 6 gradi, sì, 7 gradi, sì, quella sì, roba lì. Daniele da Napoli fa una riflessione che, boh, secondo mi permetto di dire, non sono d'accordissimo. Non parlare male di Napoli. No, sto cercando di contrastare soltanto Daniele. Dice: no, ragazzi, non sono i ragazzi di Napoli ad avere sempre quella conciatura. Cioè, parlavamo della quantità di ragazzi del sud, ma in particolare campani, che hanno, diciamo, sopra i 30 anni, i capelli rasati e la barba. Sì. Ok? Quella conciatura ce l'hanno i cosiddetti cuozzi, che è un termine evidentemente di slang locale, possibilmente con qualche precedente penale nel curriculum. Ma non è più secondo così. Me no. Un tempo era, capisco cosa vuoi dire, un tempo era... C'è un po' ultra... Tra l'ultra e la vacanza a Mykonos.
Cioè, tra la che è strano, sì, è curioso, certo. Era due tipi di comunità, comunità opposte, Rainbow, magari. Magari opposte o magari sovrapposte, non lo so, non ho idea, però il corto e barba era da una parte Mykonos, Muscular, Pet Shop Boys. Io li chiamo ancora Pantacollan, ma mia moglie mi prende per il culo, Giuliano. Pantacollan. Pantacollan è meglio. Il Pantacollan. Mio marito da febbraio di quest'anno ha iniziato la sua trasformazione, si è messo a dieta. Mamma, come mi preoccupa questo. Ha iniziato questo a frequentare la palestra e a rimettere in strada la bicicletta, ma soprattutto si è lasciato crescere la barba e ha smesso di tingersi i capelli. È diventato un figo da paura. Non lo dico solo io, ma anche tutti quelli che lo conoscono, dice Erika. Che si compra? Erika. Che si compra, la moto o la Porsche? Madonna, per, Erika, come ultimo atto prima di lasciare la casa. Erika, noi siamo tutti molto preoccupati. Un'occhiatina al cellulare. Io Erika, guarda, guarda, perché l'essere il maschio è proprio basico di testa. Queste robe qua non le fa mai per sé. Lo fa sempre perché c'è qualcosa. Beh, lo fa sempre per il percepito all'esterno. Per il percepito. Erika, un'occhiatina al cellulare. Guarda, io non ti voglio. Però tornando per un secondo. Vedi come te lo dico, Erika. Poi torniamo per. Vai, vai. Tornando per un secondo alla barba incolta. Il fatto che sia così diffusa. Sì. Ma incolta magari no, la barba insomma fatta crescere. La barba che si vede. Che sia guarda. Così presente. Adesso credo che. Se tu prendi, diciamo, un maschio italiano di 30 anni, 3 su 4 hanno la barba. Sì, molti, quasi 3 tutti, su 4 quasi ormai. Tutti. È una cosa però molto generazionale anche questa. Cioè, una volta la barba veniva anche tollerata poco. Io mi ricordo di Berlusconi. Mi ricordo di Berlusconi? Come? Chi è? Posso iniziare con un consiglio da vecchio... Editore di televisione. Mi dica, mi dica. Quando uno comincia a entrare nella maturità e vede tutte le mattine guardandosi nello specchio una barba grigia, deve avere il coraggio di tagliarsela. Ecco. Capito? Cioè, me l'ha detto dritto proprio. Dritto. Niente barba. Niente, va bene. Il baffetto è tollerato. Adesso vado a casa e taglio. Barba molto, molto regolata. Ho tollerato solo il maestro Augusto Martelli. E quante litigate. Perché l'ha conosciuto che ce l'aveva già. Ce l'aveva già, ma a un certo punto si è fatto il baffetto. Ha capito. Tanto gli ho rotto lui. Le balle che ci ha fatto il baffetto. E poi c'è un bel messaggio al femminile, prego. Ciao a tutti, vorrei che ricordaste che oggi è l'onomastico di tutte le donne che si chiamano Laura, come me. Auguri. Tanti ciao. Auguri Laura. Io ne approfitto, auguri. Visto che siamo in tempi moderni, per salutare anche quelli che si chiamano Lauro. Lauro, certo. Magari come, il cognome. Come Achille Lauro, per esempio, esatto. Che si chiama Lauro di nuovo. Allora, siamo in vena di canzoni un po' passate e un po' poco conosciute. Dopo quella di Cat Stevens, questa si intitola esattamente Laura su Radio DJ. Oh,
era il titolo di questa canzone cantata da un cantante che avrei giurato, avrei scommesso, sarebbe diventato un'icona assoluta, e poi in realtà la sua carriera è durata pochissimo. Peraltro sì, parlando di barba e capelli, lui si chiamava Nick Hayward e ha avuto appunto una breve carriera solista, ma prima di avere questa carriera solista cantava con un gruppo che si chiamava Haircut 100. Il taglio di capelli numero 100. Come sì, li facciamo? Guardi, mi faccia il taglio numero 100. C'è un catalogo? Sì. C'è un catalogo. Come il ristorante cinese che gli bottini primavera sì, sono il 2. Sì. Il 2, sì. Sì, Nick Hayward, lui... cantante degli Haircut 100. Questo non è non tramandato, questo è proprio una cosa come quando, quando scoprono... Sì, sì, 99.999 su 100.000 che stanno ascoltando, niente, non l'avevano mai sentita. Niente, niente. Però spero niente, non vi abbia dato fastidio. Purtroppo è venuto a mancare il programmatore musicale di Radio DJ Francesco Quarma, che purtroppo ci ha lasciato. Su. No, questa no. Questa no, questa no, non ce la faccio. Questa non la posso reggere. Pastiglia di cianuro. Dai, voglio fare pace con Matteo, gli faccio mettere la sua canzone preferita, dai. Lauretta mia, bimba dorata, la serenata te la canta papà. Allora, voi scherzate, io ho appreso dell'esistenza di questa canzone qui a questi microfoni. Ma perché io secondo qui te qui a questi microfoni. E da chi l'hai appresa? Da tutti gli ascoltatori. Da lui, Matteo, sì, però in rappresentanza del pubblico. Davvero? Del popolo, in rappresentanza sì, del ombre del pueblo. Allora, piccolo retroscena, perché adesso DJ Chiam Italia non è più ripresa nei momenti di backstage. E lui mi ha detto: metti questa canzone così sei contento. No, perché così i milioni di ascoltatori che ci ascoltano tu sono dici contenti. Così compensiamo quella di prima che era assolutamente sconosciuta. Che ha permesso a tutti di andare dal in che occasione si mette questa? Beh, nelle celebrazioni, nei a matrimoni, a che fare con i matrimoni. Però con ci le deve serenate, essere una che si chiama Laura. Beh, sì, no, sì e no. Secondo no, me no, Laura, anche così. Laura perché è il padre, simbolo della donna. È il padre, è un ballo che probabilmente okay, la sposa okay, fa okay, col papà. Silvia, mia nonna Umbra, non parlava con gli uomini che avevano la barba. Quando al telegiornale c'erano presentatori con la barba, andava fuori di testa insultandolo. Maleducato, barbone, non è questo il modo di presentarsi. Non volle nemmeno stringere la mano al mio ex fidanzato perché aveva un accenno di barba. Vabbè. Guarda che è così, comunque in televisione. È generazionale. Guarda che ha ragione un po' Berlusconi. In io se parliamo sì, proprio di entrare nelle case Rai 1, 20 e 30 del televisione. Non so perché, ma non si sì, usa. Sì, un pochino. Ieri avete citato il concerto degli Swedish House Mafia, che era ieri sera a Milano al Forum, concerto spettacolare con Zlatan Ibrahimovic in qualità di svedese, che a un certo punto è salito sul palco con loro a salutare Lorenzo da Milano e tanti altri che hanno scritto. Cara Erika, dice un'ascoltatrice, anche mio marito ha cominciato col voler perdere qualche chilo, col farsi crescere la barba, con il cominciare a fare sport, poi ti assicuro che c'era voi, anche un altro motivo nascosto. Voi, ma non è sempre così. Abbracciate dai, la trasandatezza di vostro marito, perché vuol dire fedeltà. Torniamo tra poco. DJ, DJ. Yeah, yeah. Anita Maluma. Tú sales con ella de la mano y la veo tan nerviosa. Tu mirada es muy curiosa cuando estás sobre mí. Hace mucho tiempo lo intentamos y no se dio bien la cosa. Pero novia no es esposa, porque esto es para ti. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá. Maluma, bebé, desde los tiempos de Simonao. El panty pa'l lado, yo tomando dos coronas bien arrebatado. Mucho paparazzi por todos lados. Recuerda todo el cochineo en el Lambo rentado. Tranquila, mira cómo es la vida. Hoy me tienes escribiendo porque tan perdida. Y tranquila, respira y vacila. Que yo tenga novia nueva, eso nada te quita. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí, vamos allá, estamos.
mi armes lío, que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo. Esperemos un año, tal vez dos o cuatro, pero por el momento felices los cuatro. No me armes lío, que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo. Esperemos un año, tal vez dos o cuatro, pero en lo que llega. Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo. Puede pasar lo que sea. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Hoy por ti, después por mí. Vamos allá, estamos aquí. Yeah, yeah. In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness. Cut you up in even slices, prey on your fear. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything. Sono ora le 11. Questi giorni sono pagine, poesie da scrivere. Dimmi che hai da perdere. Non ho perso da raggiungere, non è poi difficile. Il mio giro intorno a te. Questi giorni sono pagine, poesie da scrivere. Dimmi che hai da perdere. L'universo da raggiungere, non è poi difficile. Il mio gira intorno a te. Sguardo fisso verso l'universo, mentre penso a cosa ho guadagnato e a cosa ho perso. La tua amicizia, frate, non di certo. Posso farne tranquillamente a meno, però non posso fare a meno di questo. Uso la voce come fosse uno strumento. Benvenuto al mio concerto. Il mio mondo
mondo in movimento. Da una vita che sto sul tempo. Ho fatto mille esperimenti con gli stili. Lottato come astini, lontano dai festini. Ancora scrivo ma gli streamer non li conta. Affascinato dai graffiti mi son perso nello sfondo. Faccio l'ultimo tiro al tramonto e tutto è colorato. Suoni i ricordi escono fuori dalla radio. Sti giorni li riavvolgo come se fossero un nastro, quindi schiaccio. Non serve il Covid per restare senza fiato. Questi giorni sono pagine, poesia da scrivere. Dimmi che hai da perdere, l'universo da raggiungere. Non è poi difficile, il mio giro intorno a te. Guarda tutto il nostro fino a dove si vede. Grande signorina, mo la chiamano baby. Ce ne andiamo fuori per il funk, per il funk. Senza la cintura anche se sbatti vai bene. Anzi è meglio, suona meglio con l'impasto e il super plankton. Non dà per aria a sta stanza appena attacchi con l'impianto. La vivo è presa bene, ah. Mi sa che cerca l'altra metà. Flippiamo su sta musica. La di là e la di là. Il marchio è registrato già dal 1900 fra. Per gente come noi se va un millennio. Questi giorni che si mischiano coi sogni. I ricordi passano qui davanti, tu non puoi rincorrerli. Questi giorni che si mischiano coi sogni. I ricordi passano qui davanti, tu non puoi rincorrerli. Rincorrerli. Questi giorni sono pagine, poesia da scrivere. Dimmi che hai da perdere. L'universo da raggiungere. Non è poi difficile, il mio giro intorno a te. Questi giorni sono pagine. Dimmi che hai da perdere. State ascoltando Radio DJ, sono le 11:03 e oggi è mercoledì, ma è soprattutto il 19 di ottobre del 2022. Poi capirete perché sto dicendo giorno, mese, anno, come se fossimo davanti a un documento. No, spessissimo gli ascoltatori ci scrivono e ci chiedono di fargli o di fare per conto loro gli auguri a qualcun altro, no? Sì, e ogni volta dicono: ragazzi, gli auguri ve li facciamo soltanto se è una cifra tonda, chiaro, cioè chiaro. Se fate 50 anni, se ne fate 40, 50 anni, sì, insomma, di vita, qualcosa che sia proprio, ecco, sì, bene, sì. Oggi è la cifra più tonda che uno possa immaginarsi. Oggi una città italiana a cui noi siamo molto affezionati compie 100 anni, oggi, perché esistono anche i compleanni oggi delle città. C'è il compleanno di Roma, Matteo? Come no, come certo, no, il 25 aprile, Natale di Roma. Esatto, beh, Riccione è un po' meno, diciamo, storica di Roma, è nata un pochino dopo, ma oggi appunto festeggia il suo 100° compleanno e quindi lo festeggiamo insieme con il cosiddetto primo cittadino, la sindaca Daniela Angelini. Buongiorno Daniela. Buongiorno Lino. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come stai innanzitutto? Tu sei sindaco da pochi mesi e hai già festeggiato l'anno, no? Non ancora. No, era questa primavera. Mesi. 4 mesi. In giugno. Sei ancora una bambina, giugno. Daniela. Sono ancora una bambina, sì. Senti, ci aiuti a ripercorrere un po' questa storia? Cioè la storia di Riccione nasce il 19 di ottobre del 2022. Che cos'era prima? Del 1922, naturalmente. Beh, dipendeva dal comune di Rimini, quindi la data del 19 ottobre 1922 segna l'autonomia del comune di Riccione. Certo. Perché poi la sua storia è molto più anziana, diciamo, certo, dei 100 anni. Qui segna proprio l'autonomia come comune, quindi 100 anni fa, la bellezza di 100 anni fa, con un regio decreto venne resa autonoma la nostra città dal comune di Rimini. Senti, ecco. Storicamente era una specie di fermata lungo la Flaminia, no? Una delle tante consolazioni romane. Sì, sì, era un borgo di agricoltori e di pescatori e nella sua nascita, diciamo, come località turistica risale già alla fine dell'Ottocento, quando grazie alle scoperte scientifiche scoprirono che la salubrità dell'aria di mare faceva bene ai bimbi affetti da scrofolosi. Senti, sono quindi grazie. Perdonami, scusami, sono arrivate prima le colonie e quindi il turismo, diciamo, delle città del nord che mandavano i bambini a stare bene, mi è venuto in mente per quello che stavi dicendo adesso, o è arrivato prima il turismo di massa o insieme?
No, no, sono arrivati prima, questa, ecco, lì ha anche origine la nostra ospitalità, perché questi bimbi venivano accolti in case private dalle mogli dei pescatori che si erano resi disponibili appunto ad ospitare questi fanciulli gratuitamente nelle loro case. Ah, vedi, vedi. E da lì nasce la nostra ospitalità. Poi queste case diventarono locande, da locande piccole pensioni e poi il turismo di massa vero e proprio nasce nel dopoguerra, negli anni del boom. Negli anni 60 forse, no? grazie a qualche imprenditore illuminato, che però per la maggior parte arrivavano ad avere dei terreni che erano, perché i campi coltivati arrivavano fino a dove adesso ci sono le zone al mare, giusto, Daniela? Esatto, la Viola, la cosiddetta Viola, che è l'attuale Viale Ceccarini. Ah, la Viola, in che senso la Viola? Si chiamava... Era la via principale che da questi campi arrivava al mare ed era chiamata così, la Viola. Senti, una cosa che mi colpisce molto da riccionese acquisito, insomma, ma io rimango pur sempre uno che arriva da fuori e fa avanti e indietro, è che Riccione rimane molto, come dire, autoctona, cioè i riccionesi sono sempre riccionesi, cioè è una città che si mischia poco con le altre, con gli altri posti. Sì, però dobbiamo cambiare il passo su questo, credo che oggi come oggi essere autoctoni non serve a nessuno. Cioè, non tu credi in quello che... In un'apertura, sì, in una condivisione più ampia. Sì, quindi lei, Sindaco, crede nel fare sistema, come si dice adesso. Certo, fare certo. Sistema. Credo profondamente in questo, certo. E oggi più che mai è indispensabile. Beh, la Notte Rosa è una di quelle situazioni in cui la Romagna fa sistema, dico bene? Esatto, ecco. Esatto, sì, perché è una festa che coinvolge tutta la costa, dai lidi di Comacchio fino a Cattolica. Esatto. Senti, questa è un'estate, la tua prima estate da sindaco, che è iniziata e finita con due momenti molto tristi, no? La tragedia delle due ragazze di Bologna in stazione, che peraltro è avvenuta, che tu eri sindaco da pochissimi giorni. Da pochissimi. Il 31 luglio è successo. Terribile. Sì. Ricordo bene. E poi la tragedia dei giorni scorsi con l'ex sindaco Massimo Pieroni, che purtroppo ha perso la vita insieme ai suoi ragazzi. Sì. Mettendo da parte queste due pagine che sono veramente drammatiche e che comunque non potremo mai dimenticare, che estate è stata questa? Una bella estate, credo, no? Sì, in termini soprattutto di climatici, stupenda, devo dire, non ha mai piovuto, caldo, e quindi partecipazione, presenze, eventi, è stata una bella estate da quel punto di vista. Poi questi fatti tragici hanno avuto, l'ultimo soprattutto, ha avuto la capacità di unire maggiormente la comunità. Certo. Si è stretta attorno a un dolore e in questo forte abbraccio continueremo a... diciamo così, a dare loro la forza per crescere insieme. È il centenario, da qui ripartiamo, in questo forte abbraccio porteremo la nostra città nei prossimi anni a crescere in maniera più unita possibile. Naturalmente stiamo parlando del terribile incidente stradale che è occorso, certo. A questi... Soprattutto questo, l'ultima tragedia che ha visto appunto... perdere la vita il nostro ex sindaco Massimo Pieroni e i ragazzi del Centro 21, che so che voi conoscete. Centro 21, certo, la nostra Pina, che è una disc jockey nostra, sì, è sempre ritratta nelle foto con loro, certo. Senti, questo è il momento più bello, dicevamo nei giorni scorsi, però per Riccione dal punto di vista climatico. Adesso lasciamo perdere il business, che ovviamente è importante, però potessi scegliere, io vorrei essere lì adesso con voi. Ecco, il fatto che il comune sia diventato autonomo proprio il 19 ottobre fa sì che questi nostri compleanni siano sempre stati festeggiati in una dimensione intima, diciamo così, non fuori dal periodo della stagione turistica, estiva, eccetera. Però questo no. Questo vale questo la pena. Lo dedichiamo a tutti, sì, certo, ai nostri ospiti, ai nostri ambasciatori, che sono veramente tanti, però credo che tra i tanti ambasciatori non c'è nessuno che negli anni abbia saputo raccontare la nostra città come Tellinus, come la vostra radio. Beh, noi siamo reciprocamente molto legati e affezionati. Nicola, mi sa che due spiedini ci toccano. Per forza, bene. Daniela, siamo grazie, qua. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, grazie Linus, grazie Nicola, grazie a Radio DJ. Grazie al sindaco di Riccione. Auguri Riccione. Ciao. DJ Chiama Italia.
io adesso, Humankind, Coldplay su Radio Coldplay, DJ. Prego, Radio prego, DJ. Prego, prego, prego. Adesso non vorrei fare, diciamo, l'aziendalista, no? Mettermi qua così. Cari Coldplay, questa storia qua dei braccialetti, sì, così, che adesso avete riempito 18 volte San Siro, sì, perché le adolescenti, tra cui mia figlia, sono cascate nella roba. Ah, andiamo, così ci danno il braccialetto che si illumina, così. Allora, non voglio fare il disc jockey che entra da Mariposa e dice: io lo mettevo 6 mesi fa. Però noi in che anno l'abbiamo fatta? 2015. Cioè, 2015 a Roma. 7 anni fa. Ricordatevi, ragazzi, poi che la storia si ripete e quindi aspettatevi altre situazioni simili in altri concerti dei Coldplay, di altri artisti, ma noi per primi. 7 anni fa. Noi lo facevamo 7 anni fa. Posso dire una cosa? Io come sospetto che loro l'avessero già fatto prima ancora di ma noi. Lascia ma stare! Chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Stare. Posso dire una cosa? Ho detto una cazzata. Il 21 aprile. 21 aprile. Natale di Roma, ho detto 25 perché mi sono sbagliato così al 21 e sono arrivati i classici messaggi. Oh, ma che romano sei, non si ricorda mai a Milanesi. No, qualcuno invece prima sentiva la telefonata con il sindaco di Riccione e ci chiedeva se esiste un nesso tra il 19 ottobre del 1922 e il 28 ottobre dello stesso anno, cioè la ricorrenza che si non festeggia fra 9 giorni, sì, cioè l'anniversario della marcia su Roma. La coincidenza non è assolutamente casuale, nel senso che il personaggio forse che ha avuto l'autorità per imporre questa autonomia della cittadina di Riccione è stato Benito Mussolini, che lì passava le sue vacanze. Ancora adesso, se vi capita di andare a Riccione, c'è Villa Mussolini, che è stata bonificata di tutto quello che di negativo ci poteva stare intorno ed è diventato un posto dove si fanno esposizioni museali, certo. Matrimoni e altre cose, una bella villa sul mare. Esiste ancora in realtà alle spalle di quella villa un casotto bianco, una mm-hmm, casa bianca, mm-hmm, abbastanza anonima, con l'aria un pochino anche decadente. Beh, quella è dove stava, se non sbaglio, la sua guarnigione quando lui andava. Ah, okay, quando okay, lui con la L maiuscola. Lui. Quando lui. Beh, si parla molto di Mussolini in questo periodo per tantissimi motivi. Adesso avete visto negli ultimi giorni al Mise, la polemica del ritratto attaccato su una parete. Ministero dello sviluppo economico. Però c'è anche a Palazzo Chigi. Urca. Uno stesso quadro. Io non ho paura di quel tipo di immagini. Nel senso che comunque, bella o brutta che sia, ovviamente non brutta, orrenda, fa parte della storia di questo paese, certo, ed è inutile far finta che non sia mai esistita. Un conto è esaltarla, un conto è beatificarla, un conto è dire menzogne, ma un conto è togliere il quadro. Se togli il quadro, gli dai ancora più importanza. E invece certo, no, fra le tante persone che sono passate nel nostro paese, c'è anche quella. E mica lo possiamo nascondere, no? Sappiate che il volto di Mussolini è scolpito all'interno del Duomo di Milano. Non all'interno, nella parte alta dove sono le guglie ci sono una serie di personaggi noti dell'Italia che fu, e fra questi Mussolini. Che fai? Anche di fronte allo Stadio Olimpico ci sono diverse il Foro Mussolini, detto dai romani, cioè proprio l'obelisco con scritto Dux. Certo, e non è stato rimosso, è la storia. Tra l'altro sono uscite anche molte pubblicazioni che raccontano un po' quel ventennio disgraziato di questo paese. E c'è una trilogia di libri in particolare che ha avuto molto successo, mm-hmm, ed è quella di Scurati, molto, molto bella, molto dettagliata, molto approfondita. Si unisce, diciamo, tutti e tre, credo. Il primo, e poi è. C'è un sottotitolo, sì, credo. Sì, sì. Per dire che quella storia viene raccontata in maniera molto approfondita, ma anche molto documentata. È fatta di capitoli molto brevi in cui la storia di Mussolini e dell'Italia di quegli anni viene raccontata quasi come se fosse un romanzo, ma a corredo di ogni capitolo ci sono i documenti autentici, sì, dell'epoca, con lettere, articoli di giornali scritti da lui o dai suoi collaboratori. È molto interessante. È molto interessante perché un'Italia di cui sappiamo molto poco, per esempio, roba di 100 anni fa. Sì, quasi. Nel primo M si parla molto di Milano e ci sono le vie con i numeri civici. Sì. Cioè la decima massa era in via Cerva al numero. Sono andato e c'è un palazzo che è ancora casa lì. Sua, il suo giornale e tutto il resto. Sì, l'Avanti. Molto
molto bello il terzo capitolo, è molto bello il terzo capitolo che è uscito qualche mese fa ed è quello il che racconta terzo libro, dici, il terzo certo, libro della trilogia, certo, che certo. racconta proprio il momento in cui l'Italia entra in guerra e il tentativo fino all'ultimo di Mussolini di fare un equilibrismo, mm-hmm. Convinto che Hitler non avrebbe fatto quello che poi ha fatto e cercare di tenere anche un pochino i piedi in due scarpe, strizzando un po' l'occhio anche all'Occidente. Poi ovviamente questo gioco non riesce a stare in piedi e succede la tragedia che tutti quanti vi ricordate. Beh, da questo libro, da questi tre libri, dal primo in particolare, sta per essere tratto un film e il protagonista di questo film, cioè quello che fa Benito Mussolini, è uno dei più bravi attori italiani, forse certo. uno dei due o tre attori più bravi, e anche certo. più versatili, no? Perché sì. passa da ruoli di coatto a diabolic, sì. ha fatto sì. qualunque tipo di cosa. Stiamo parlando di Luca Marinelli. Luca Marinelli, bravissimo, molto anche impegnato da un punto di vista intellettuale. Sì. sì. Però, come diceva Benigni in Johnny Stecchino, non mi somiglia per niente. Oddio, in realtà io dico non gli somiglia per niente, perché la fisicità di Mussolini ce l'abbiamo presente tutti, no? Sì, cioè un uomo tarchiato, sì. senza collo praticamente, con la testa piuttosto grossa, sì, no? Poi sì. calvo, con la mandibola, calvo da un certo punto in poi. Sì, la mandibola anche perché poi sì, la ostentava sì, molto, insomma. Certo. No? Perché lei non è mica tale quale sua, deve fare un film. Ho capito, ma quando tu fai un film il protagonista e del protagonista tu hai perfettamente in mente però la faccia. Luca Marinelli, noi ce lo ricordiamo perché è anche diventato meme nell'interpretazione dello zingaro nel film Lo chiamavano Gig Robot, dove sì. è tutto affusolato, affilato, sì, sì. secco. Beh, ma è magro lui. E adesso no, sì, adesso è diventato un pochino più tondo. Starà ingrassando per, mamma mia, come gli mettono anche le... Gli metteranno, secondo me, allora i capelli glieli tirano indietro. Secondo me, beh, poi lo truccheranno come preferiranno, però una delle cose più immediate da pensare è che all'interno della bocca metteranno delle cose in mente Marlon Brando, Padrino, magari semplicemente in cotone per ingrandire la parte della mascella sotto, la mascella, sì. magari comunque ingrassa, o magari ci avranno pensato, magari no? delle piccole protesi, come sì, a te sì. non piacerebbe, che adesso lascia perdere la tua vita adesso, sì, la radio, così, però che ti dicono: guarda, noi, che ne so, a marzo, sì? quanto pesi adesso tu? 75. Ok, tu a marzo devi, per forza di cose, devi arrivare a 95 kg. Poi non ti preoccupare, ci pensiamo noi, tu sì, giri ma da fa ma fa bene fare no, questo. Quello vengono, fa male. Mi vengono le sbagliature. No, poi ti verrà tutto quello che vuoi, che ti deve venire, e non ti preoccupare. Devo arrivare a 95? Perché dobbiamo girare un film, okay, dobbiamo quindi girare... per arrivare a 95. Bellissimo, sfondati. Che puoi mangiare pasta e patate di sera prima sì, di andare a letto. Questo può essere l'aspetto interessante. Mamma che bello, mamma. No, invece bello. Tornando per un secondo agli attori che impersonano personaggi famosi che in qualche modo lo devono ricordare, è più facile forse il ruolo di Scamarcio, che ha fatto già, perché il film è uscito in questi giorni o esce in questi giorni, il film è di Michele Placido come sì, regista sì. e ha fatto un film su Caravaggio in cui Scamarcio fa appunto il, come si chiama, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Mi piace. Mia de Bergamo è il paese. Però io che non sono malizioso ho pensato dire, a questo, ecco. No? Perché giustamente Placido ha detto: ho scelto Scamarcio per fare Caravaggio perché Scamarcio è uno antipatico. Come era antipatico Caravaggio, perché era matto, era un sarà po'. Sarà contento Scamarcio di questa definizione. Però se avessi detto: ho scelto Scamarcio perché così parliamo in pugliese durante la lavorazione. Però appunto io che sono sempre un po' precisetti vi dico: ma Caravaggio era bergamasco, mica c'è anche un paese che si chiama Caravaggio proprio vicino c'era a Bergamo. C'era Alessio Boni per esempio che è già bergamasco, forse un po' più in non su è che rifacciamo come Kimi Rossi Stewart che aveva fatto Vallanzasca e parlava in un milanese. Poi allora, mortacci tua, andiamo a fare la rapina. Che dai. Sembrava Boldi che parla in romano. Vabbè. È così. Comunque, vedremo. Dai. Vedremo. Soltanto Marinelli. Il tempo dirà se queste scelte sono state corrette. Noi, il nostro dovere è rompere i coglioni. Sai, lei è come Scamarcio, nata lì in Puglia. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run. Fine, I'm torn.
should have seen just what was there, and not some holy light. It's crawled beneath my veins, and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many. Può essere 98 e perché mi viene in mente 2009? Ah, no, è un anagramma. Perché nel 2009 abbiamo fatto una cosa in cui c'era anche Natalia Imbruglia, sì, ma era una Natalia Imbruglia già famosa a Roma, secondo me. Può allo essere. Spazio 900, sì, con sì. M2O e altro. Va bene. E lo stesso stadio di Firenze è stato costruito a forma della D di Duce, cioè se lo si vede dall'alto si legge appunto questa grande lettera maiuscola. E che si fa? Si butta giù, dice Maurizio, no. E poi aggiunge, sì, magari così ci fanno finalmente lo stadio nuovo. Sì, devo dire. Ma che non perché sia a forma di D, perché è uno stadio insomma non sì, particolarmente. Firenze e Bologna sono i due stadi un po'. Però Bologna c'ha quella tribuna alle spalle, no? Che è abbastanza singolare, va mantenuta. Il Franchi di Firenze è un monumento storico proprio, per quello che non si può buttare giù. Però è diventato un po' vecchio. La scusa potrebbe essere: no, questo stadio è fatto come la O di Benito, lo dobbiamo mandare giù. Certo, perché tutti così gli lo stadi. Rifacciamo. Tutti la O di Benito. Sì, perché tu. Gli stati sono vali. Prego. Noi a Certaldo ci sta una scuola elementare a forma di M costruita, fatta costruire da Mussolini. Ciao Danny da Certaldo. Non c'era molta megalomania, eh? Beh, abbastanza. Per osmosi, in una giornata di temperature quasi estive, siete con me a sistemare il giardino di casa. Ora siamo alle prese con un grande rosmarino. Il profumo è intenso e la sensazione è speciale. Luca dalla Sardegna. Grande rosmarino. Stavo per aggiungere qualche particolare intorno alla megalomania di Mussolini sulle sue prestazioni sessuali. Cioè, stavo per dire la classica battuta, no? Evidentemente ce l'aveva piccolo. Invece, se tu hai letto come hai letto. Sì. I libri, la trilogia, a un certo punto c'è un diario di una sua amante in cui dice che ha fatto una doppietta. Quindi, questa sua amante portava delle noci, pensa. E lui lui spaccava. Però allora stava dormendo, adesso si è addormentato. Non so se hai letto quella parte lì. L'ho letto tanto tempo fa, non mi ricordo. No, ma è nell'ultimo dei tre. Adesso sta dormendo, si è addormentato. Abbiamo fatto l'amore due volte. Ma quella è Claretta. Claretta, ecco, non è un. Non solo a Firenze lo stadio, ma anche a Torino, lo stadio comunale di Torino, quello che condividevano la Juve e il Toro. Quello che resta si chiama Olimpico. Adesso comunale. Olimpico, prima era lo stadio municipale Benito Mussolini. Infatti c'era la torre con scritto in verticale Stadio Mussolini. Ma l'Italia sarebbe piena di quel tipo di vestigia. Chiudiamo con il messaggio di Alessio, che si ricollega invece alla barba. Il giorno del mio matrimonio avevo la barba. La mattina siamo passati a casa di mia nonna per salutarla, data la sua impossibilità di spostarsi e presenziare.
fare e mi sono preso uno schiaffo per non averla tagliata. Il giorno mi vuole del un gran bene e questo fatto descrive bene la sincerità che ha verso di me. Va bene, abbiamo finito, tolgo le cuffie, ci risentiamo tra poco. Che c'è con noi? Sandrone Gazzieri. Padre mio, non ti ucciderò. Fino a dove posso spingermi per amore? Padre mio, ho già il vestito buono. Fino a dove ti sei spinto per raggiungermi? Non ho più paura del buio di questa città. Non ho più paura, non ho più paura, non ho più paura perché sono stata l'eccezione delle regole del mondo. Le pistole e mille, mille volte non mi riconosco più. Sono ancora ad ascoltare tra rumori e le parole. Io non fuggirò, resta qui. BTSN00P. No makeup on, I let it. You so damn beautiful, I swear you make me sick. I want your love, I want to know. Inside my heart there's nothing but a burning flame. Let's make some bad decisions. I want you. Tuesday, Wednesday, baby, every night. And it feels like, ooh,
wondering why. Cause I got you right here by my side. And I can't let you just walk away. If I ain't with you, I'm not okay. If you want my love, yeah, come a little bit closer, don't make me wait. Ooh. Let's make some bad decisions. I want you. Shopping in the Benz, I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you, I do. We went over to France and we woke up in Japan. I like you, I do. Oh girl, I know you only like it fancy, so I pull up in that Maybach candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me, cause I'm about to pull this girl like a hammy. Let's take a little dip, little lady. Hit PCH. Ascoltando Radio DJ, questa mattinata potremmo ribattezzarla Di Palo in Frasca. Beh, direi. Ho parlato di mille cose incoerenti anche fra di loro, ma chiudiamo in bellezza con uno degli scrittori di gialli più popolari non soltanto d'Italia, ma dell'universo. Volevo darti l'importanza. Grazie. Caffè pagato, grazie. Una risata proprio da uno che si chiama Sandrone. Sì, il nome. Sì, sì. Perché sì. Eravamo un due, c'era Sandrino e Sandrone. Io per fortuna ero quello più grosso. Sandrino era Mazzola. Ah, è vero. Sandrino Mazzola, certo. Tu sei Sandrone D'Azieri. Buongiorno, tanto per cominciare. Buongiorno, grazie buongiorno, di avermi invitato, grazie che ci ascolta. E benvenuto, grazie per la bella dedica nel libro, ho molto molto apprezzato. È tutto vero. No, è vero, non le scrivo, se no. Senti, però ho letto un po' di cose che ti riguardano. Tu sei diventato Sandrone da grande. Sì. No, a Cremona non eri ancora Sandrone. No, non ero ancora Sandrone. Lo sono diventato nel movimento antinucleare. Nel movimento antinucleare non si dava il nome e cognome, perché sai, potete immaginare. Okay. E quindi c'era Sandrone, quindi Sandrone del movimento antinucleare, e poi Sandrone del movimento. E quindi. Quanti anni avevi quindi?
Era l'86 quando ci fu Chernobyl e poi ci fu la manifestazione di Montalto di Castro. Sì, ero un po' giovane. Sono il tuo biografo, vedi? Grazie. Cioè, tu hai l'età di mia sorella, più o meno, anzi uguale. Quella santa di tua sorella. Quella santa di mia sorella che mi sopporta. Poi io ti ricordo per un film di con Claudio Bisio, sì, Claudione. La cura del gorilla, dico bene? Dici benissimo. Insomma, in cui Claudio si è impegnato moltissimo. Che anni erano? Era il 2006. Ah, figurati, 2006, pensavo tu più in là. No, 2006, lui devo dire che è uno dei pochi attori, forse che si conto sulle dita, ma comunque sono rimasto amico dopo aver lavorato. Sì, Claudio è fantastico, anche Stefania. Semplicemente Rocca. Perché è una persona normale, al di fuori dello spettacolo. No, è tremendo il mondo dello spettacolo. Purtroppo ci lavoro un po', faccio. È come se ti morsicasse il demonio quando inizi a fare lo show business. Pochi hanno l'antidoto per quel morso lì. Girano troppi soldi. Sì, forse sì. Giravano perché adesso è un po' cambiato. Adesso un po' di come noto, gira troppo ego, soprattutto. Sì, gira troppo. Non Umberto. Abbiamo appena citato Mussolini, insomma, in quanto ego non era secondo a nessuno. Ah, vabbè. Ma torniamo per un secondo a te. Io sono un grande appassionato di gialli, anche se negli ultimi anni faccio un po' fatica a trovarne che mi convincano. E ho apprezzato una cosa: che tu non sei rimasto ancorato allo stesso personaggio per tutta la vita. Già. No. Perché è una cosa che secondo me un po' rovina lo scrittore, non le diventa un po' vittima. Diventa un po' vittima e secondo me dopo un po' ti esaurisci perché diventi una specie di fan fiction di te stesso. Questo è il rischio che c'è. Simenon non ha avuto quel rischio e l'abbiamo visto. L'eccezione conferma la regola. Camilleri anche. Aspetta, aiutatemi, perdonatemi. Simenon Maigret. Io non ho paura di dire di Camilleri Montalbano, che è il nostro Maigret, diciamo. Quelli ci arrivo, che è più largo. È sulla Rai 1, allora ci arrivo. Ma che Simenon nel Maigret. Perché tu hai fatto 5 libri. Del gorilla. 5 libri del gorilla, poi ho fatto un paio fuori serie, poi sono passato al thriller perché mi dava più possibilità narrative, perché il thriller, a differenza del noir che fondamentalmente è un punto di vista, no? È una voce, il thriller puoi avere anche 10 personaggi che si incrociano, mi piaceva questa possibilità di mettere insieme un grande scenario. Ho fatto questa trilogia che si chiamava Uccidi il padre e adesso ho fatto uno nuovo che è questo, che si chiama Il male che gli uomini fanno, che è un thriller trilogia. Anche questo, esatto, però questo è un one shot, cioè non è l'idea di fare una serie, di fare una trilogia, l'idea di prendere dei personaggi e vedere dove vanno. Quindi possono morire, sparire, e non necessariamente tornano la volta dopo. Questo secondo me aumenta anche la tensione, perché se non sai che il protagonista potrebbe morire oppure non sopravvive eccetera, quindi dici, beh, però quindi non lo sai mai fino in fondo. Questa è la cosa che perdi quando fai un seriale. Ci hai messo 8 anni per scrivere un libro, però adesso adesso devi rendere conto anche di questo. Poveretti di Harper e Collins avevano i bambini che non mangiavano perché tu non consegnavi il manoscritto. Ti prego, guarda, già ho i sensi di colpa tremendi che mi fanno rallentare ancora di più. No, ma in realtà ci ho messo 3 anni. Okay. Tre anni che mi sono beccato. Che comunque non è poco. È vero. Però 1000 giorni di te e di me. Esatto, però tenete presente una cosa: che c'è stato tanto il Covid, quando c'è stato il lockdown, per me era più importante capire cosa stava succedendo nel mondo che scrivere. Guardate che la maggior parte dei tuoi colleghi invece hanno fatto il contrario, no? Si sono chiusi in se stessi. Ah sì, beh, guarda, molti hanno avuto anche loro difficoltà a scrivere, perché un conto se lo scegli, un conto se dico devi stare in casa, certo. E tu no, voglio uscire, è così. Lo scrittore è un rivale anche un pochino, quello verde. E poi c'è stata la guerra. E purtroppo, essendo io mezzo russo, mi sono trovato in una situazione con gli amici che in Ucraina, famiglia. Io sono un padrino di un bambino ucraino che è cresciuto in una famiglia di nostri amici, che adesso sono in Germania perché sono stati profughi. Perché sei mezzo russo? Perdona la mia ignoranza. Per lato di moglie, come dico sempre, se sono per parte di moglie, mi sono sposato con Olga e la sua famiglia, in qualche modo. Viviamo tutti in Italia, ci siamo espressi contro la guerra, e questo vuol dire che. E non tornerete mai più in Russia. E noi abbiamo una casa lì, non ci torniamo. Questo è il problema. Non per adesso. Almeno per un po', almeno finché c'è il puzzone ancora in giro. Adesso e non ci torniamo. Non è un formaggio. No, non è quello di Moena. Esatto. Poi, insomma, robe tristi, però quello mi ha veramente distratto molto. È difficile scrivere di morti finti quando attorno c'è i morti veri. Devi riuscire a fare un distacco, ma è un lavoro. È un lavoro anche quello. Adesso mettiamo una canzone e poi torniamo e ci racconti in sintesi di cosa parla questo Il male che gli uomini fanno. Questa è Radio DJ e come si dice, si è spento il sole nel mio cuore, perché non ci sarà più un'altra estate d'amore.
I giorni sono fredde notti per me, senza più luce né calore. Sul caldo mare che ci ha fatto incontrare, un vento gelido mi porta il dolore. La bianca luna che ci ha fatto sognare, si è spenta come il sole d'oro. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi. Forse l'estate è finita, t'amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti può. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Sole, chi l'ha spento sei tu, da quando un altro dal mio cuore ti può. Innamorare non mi voglio mai più, e nessun'altra cercherò. Io cercherò. Allora, la canzone, come ricorderete forse, era di Celentano, però in questa versione insomma mi sembrava più, diciamo, adatta come vestito per Sandrone, che è con noi questa mattina. Grazie. Secondo me tu lo conosci, Vinicio Capossela. Ho anche degli aneddoti su di lui. Guarda, non sarei visto. Sono andato alla cieca. Ci piace vincere facile. Sì, no, abbiamo anche litigato furiosamente. Ah, ecco. Perché praticamente io ho affittato una casa dove lui, che voleva affittare lui, ma parlo di tantissimi anni fa. Sì. E lui ci aveva messo la sua roba. Dopo un anno che non l'ho più ritirata, l'ho buttata via e lui si è incazzato. Beh, immagino. Avete fatto pace poi? Non l'ho più non vista. Ancora, adesso. Però diciamo, lanciamo un messaggio di pace. Poi messaggio di pace, sì. Allora, il male che gli uomini fanno è un libro un po' attorcigliato, no? Nel senso che racconta storie su diversi piani, anche temporali. Sì. L'idea era di raccontare una storia che cominciasse 30 anni fa e che finisse oggi, senza però fare tutto dettagliatamente gli anni. Quindi c'è un'indagine fatta da due persone differenti, nel passato e nel presente, più o meno sulla stessa cosa. Quindi 30 anni fa muoiono tre ragazze e viene arrestato un giovane accusato di essere un mezzo maniaco. Non è proprio lui, e questa cosa anche la poliziotta che lo manda in galera lo sa. Itala Caruso, che è una mezza corrotta, si fa i suoi affari, ma non è una di quelle pesanti, semplicemente ricetta, fa un po' di quelle robe, li vende, fa qualche favore. Quindi ha fatto questo favore, ha mandato in galera la persona sbagliata. Nel presente viene rapita la figlia dell'avvocato che si era occupato di... la nipote dell'avvocato che si era occupato di questo caso 30 anni prima. E dice, ma non sarà mai che il vecchio assassino sia ancora in giro, perché quello era quello sbagliato, eccetera. E quindi in realtà presente e passato c'è la stessa, quasi la stessa indagine in parallelo, ma che porta risultati differenti. E questo era un po' il mio gioco. Ho voluto incastrare questo e raccontare un po' la Cremona di 30 anni fa, che è la mia città natale, e soprattutto trasformare ancora una volta la campagna attorno a Cremona come un luogo di robe orribili, perché a me la campagna ha sempre fatto paura. Guarda che noi la conosciamo bene, la campagna intorno a Cremona, io in particolare. Ah, sì? Insomma, ci ho fatto il pendolare con Cremona per almeno 10 anni, perché prima di arrivare a Radio DJ facevo dei programmi registrati per una radio che era di Cremona. Si chiamava Radio Music Boy, sì, magari tu da piccolo te la ricordi, era in via Dante. Dante conosco, non era distante a casa mia. Cioè. Quindi io facevo avanti e indietro, io e un altro mio amico che saluto, Marco Galli, e io mi ricordo la nebbia. La nebbia tremenda. Guarda, lui lo faceva di giorno, io lo facevo di notte nelle discoteche. Le ho fatte tutte. Ma non ci sono i treni però di notte. No, in macchina, ma che treni? Ma tutti in macchina. Io non ho la patente, non me l'hanno mai data, per fortuna. E non te l'ha mai data? Non l'hai mai chiesta? No, ho dato la teoria, l'ho data, solo che nella guida non era un granché. Praticamente l'ultima guida prima dell'esame sono finito in un cespuglio e ho capito che non era. Però sai che hai fatto passare abbastanza tempo per
diventare moderno, perché i ragazzi di oggi la patente non la vogliono, non, voglio, e quindi... non ce l'hanno e non la vogliono, è vero, città, mia moglie città. Guida per fortuna. E quindi dicevi dei treni della bassa. Sì, treni della bassa, poi c'è la zona Cremona-Milano, per una buona metà ha un binario solo, aveva, per cui se c'era in ritardo l'altro treno, magari con la nebbia, tu ti fermavi in mezzo al niente con la nebbia che saliva dai campi e aspettavi, non sapevi cosa aspettare, poi finalmente passava un treno e tu ripartivi. E tu dove andavi intanto su quei treni? Da Cremona a Milano, perché studiavo qui, e infatti ho fatto un pendolare per 2 o 3 anni, poi mi sono fermato a Milano, dormivo in stazione, queste cose qui, perché non avendo i soldi per la casa, allora ho fatto un annetto a vivere in centrale. Belle no, c'era un bellissimo posto in centrale che vi consiglierei di tornare indietro nel tempo, andare a visitare. O... No, il diurno. Il diurno, l'albergo diurno. L'albergo diurno, ed era come entrare in una canzone di Paolo Conte. Le inservienti in accappatoio bianco che ti davano l'asciugamano. Queste, perché io, sì, dei bagni pubblici. E ci andavano i barboni, però un po'. Che uso ero io. Uno che dorme in stazione, certo, non è un miliardario. Cosa studiavi? Studiavo scienze politiche. Okay. Ho dato 18 esami, poi dovevo laurearmi, ma. Mi hanno arrestato. Bene. No, tutto materiale per i libri. Tutto sì. Materiale per i libri. Quanti lavori hai fatto? Il numero non lo voglio sapere, però diciamo, quelli più significativi. Il cuoco per una decina di anni, perché avevo fatto un diplomato all'alberghiera, facevo il cuoco, però non era un granché. Poi ho fatto il facchino, poi una cooperativa, ho messo in piedi una cooperativa di facchinaggio, traslochi, ho scassato più mobili io che atti l'alunno perché... improvvisavo, diciamo. Sì, certo. E poi diciamo che i clienti non ti consigliavano i loro amici, no. Poi ho fatto il correttore di bozze, e poi in questo posto dove facevo il correttore di bozze c'è stato una specie di sommovimento, licenziamenti, sì. Eccetera, eccetera. Io sono diventato il mese dopo l'amministratore delegato. Non chiedetemi come ho fatto, però ero lì e sono rimasto lì 3 anni. Poi stavo scrivendo, sono diventato giornalista. E ho scritto il primo romanzo. Ma la cosa più bella è che lui era in classe con Vialli. Ah sì? No, sono diverse cose belle. Sarà l'unica cosa per cui verrò ricordato. La classe si ricorda di te? Si ricorda. Mi ha mandato una foto col mio libro. Anni. Però non sei Sandrone per lui. No, per lui sono Dazieri, credo. Dazieri. Sì, si chiamava per cognome ai tempi, alle medie. E poi è vicino di casa, ma non vicino di casa, un po' vicino. Ah, sì. Confinante proprio con la pina di Radio DJ. Immaginatevi gli Aerosmith e i Run DMC che sono separati da una parete. Quel video di Walk This Way lo spacca con l'asta del microfono. Se tu rompi il muro, entri a casa Branzi. Ma, no? Ma tu pensi. Ma potrei anche dirvi che questa è una cosa, poi sente. Se uno dei due apre l'acqua, diciamo così, si sente. Se lo scarico. Come quindi... sono i rapporti cordiali? Sì. No, siamo amici. O come con Vinicio Capozzo? No, siamo amici. Ma okay. Dopo, non so, 15 anni che siamo vicini di casa, dopo un po' ti conosci. Ah, bene. Allora, Sandrone Dazieri, Thriller, il male che gli uomini fanno. Questo weekend avete da leggere. Grazie. Grazie a voi. Grazie, complimenti. A domani, ciao. DJ, chiama Italia. Passa la voglia di ascoltare DJ Chiama Italia, la trasmissione DJ Chiama Italia.